Dica lei. Signor Presidente, io desidero una cortesia dalla Corte. Di dire al signor Buscetta che tutto ciò che mi deve dire e che cosa mi deve accusare, che dica almeno le cose dove lui ha le prove o almeno i testimoni di queste circostanze. E non faccia come ha fatto fino adesso nel dire me l'ha detto o l'ho saputo. Lui, come io farò adesso in questo confronto, che io proverò con documentazione tutto quello che ho da dire, e così desidererei che lui facesse lo stesso, non per sentito dire e non perché me l'hai detto tu. Neanche questo deve dire. Deve portare le prove, perché lui mi sta accusando di cose molto grave, grave per cui non è che sono un furtarello, mi sta accusando di 110, non so, imputazione. E allora desidero che lui mi dica quali sono quelle cose che lui mi accusa, con le prove, e che non faccia come ha fatto fino adesso, signor Presidente. Senta, non dobbiamo fare un interrogato a lei, contesti a lui. Ma scusi, signor Presidente, io non dobbiamo dire... Signor Presidente, scusi... Io lo devo dichiarare bugiardo qui in quest'Aula, non una volta, più di una volta, 10 volte. Andiamo avanti, perché poi le dirò altre cose al signor Calò. Senti, Buscetta, a me ancora continua a sentire... Non mi chiamare neanche Buscetta, dici un nome qualsiasi, allora, perché tu hai calpestato. Come vuoi che ti chiamo? Hai calpestato a chi hai accarezzato. Silenzio, Buscetta, scusa un attimo, mi scusi, Presidente, siamo sempre... Siamo sempre al solito ritornello, signor Presidente. Io le porterò le prove, quello che dirò, ma lui me le deve pure portare. Lei, io, se lui ha finito, vorrei immettere una cosa nuova, se lui proprio insiste così, che l'ho accusato di 69 omicidi, le dico un fatto nuovo, inedito. È disposto ad ascoltarmi, signor Presidente? Io? No, sì. Certo. No, l'ultimo arrivo. Cosa? L'ultimo arrivo. Sì, l'ultimo arrivo. L'ultimo arrivo. Io nel 1979, 80, 78 sono in carcere, apro il giornale e leggo. Scomparso una persona. Questa persona che io leggo nel giornale è un membro della sua famiglia, perché io non faccio più parte adesso. Il primo incontro con Calò, io le domando che cosa ha fatto, perché lo chiamavamo così, Giannuzzo, per scomparire, perché è scomparso. Me l'ha detto la commissione. Sì, ma tu hai detto alla commissione che questo era un bravo ragazzo, che questo era una valida persona. La commissione me l'ha detto. Pippo, ma tu hai detto che questo ragazzo ha sofferto tanta fame in carcere dal 63 al 69, è stato condannato per associazione a delinquere. Sì, sì, ma non ho potuto fare a meno. Ho chiuso l'argomento con lui. Mi sono recato a Favarella e ho incontrato Salvatore Greco e ho detto a Salvatore Greco, Michele Greco, Michele, ma perché è stato deciso di affogare, strangolare a Giannuzzo? Era troppo vicino a Gaetano Badalamenti, solo questo è il motivo, solo questo. Ma Michele, non potevate evitare questo? No, non si poteva evitare, era troppo vicino a Gaetano Badalamenti. Continuando nella passeggiata a Favarella, sono che passeggio con Vittorio Magliozzo, che lui dice di non conoscere. E le dico, Vittorio, ma non era tuo compare Gianni? Sì. Ma niente avete fatto in famiglia per salvare la vita di Gianni? Io proprio quel giorno mi recavo da Don Pippo. E Don Pippo, all'ingresso di questo negozio, mi disse di andare a fare i biglietti di aereo. Quando sono ritornato, mi ha detto, non domandare più di tuo compare perché è una situazione finita, non dite niente in giro. Questa persona si chiama Giovanni Lallicata, membro della famiglia di Porta Nuova, che il signor Calò, con questa faccia di innocente, si presenta qua per dire dimmi di dove sono il capo, chi te l'ha detto? Questo è il signor Calò. Allora se il signor Calò vuole fare il pentito anche lui, che dica tutte le cose che lui ritiene più opportuno di dire sul mio conto, li accetterò, e se verrò condannato per me sarà gloria, la mia famiglia è sistemata, io per me non ho paura di carcere, perché del resto sono carcerato come lui. Può parlare, lo sfido a parlare. Finito? Finito. Intanto
pentito perché hai tutte cose da pentirti e allora ti stai pentendo tu. Perché io cosa da pentirmi? Naturalmente non ne ho, perciò non di che cosa pentirmi. E poi questa parola tenetela per te perché ti sta bene. Di queste, ora quanto tutto quello che stai raccontando, sono altri fatti nuovi che ti hanno raccontato adesso? Cosa sono? Cosa antiche? Non sono cose fatti nuove? Non sono fatti nuovi. Tu e io ne abbiamo parlato. Cosa? Tu e me, con me. Tu e io. Sei sempre lo stesso. Continua ad essere. Ti hanno solo legata. Continua ad essere sempre lo stesso. Con le tue mani l'hai fatto. Buscetta, ho capito, devi insistere sempre nelle tue bugie, nelle tue cose. Sì, sì, chiama perché le bugie. Perché se no non puoi. Le bugie. Se no questo premio pensi delle sofferenze tue. Se no questo premio non pensi delle sofferenze. Se no questo premio non lo puoi avere, Buscetta. Non te ne vuoi andare sconfitto adesso di qua, non vero? Ti puoi far ammazzare non perché sono ben guardato, non devi aspettare qualche non anno. Non te ne puoi andare sconfitto. Devi aspettare qualche anno per farmi sconfitto di qua non te ne vuoi andare. Che sconfitto? Io sono sconfitto, io sono un carcerato come te. Ah, sconfitto non te ne vuoi andare, devi ancora insistere. Io sono sconfitto come te. Vai aumentando sempre. Ma sono sconfitto. Vai aumentando sempre accuse. Ho perso famiglia, ho perso la mia libertà. Ma questo vedi tu che cosa hai combinato, vedi tu la devi dire, mia colpa è come massima colpa. Tu lo sai i fatti, sì, tu li puoi sapere. Sì, sì. Io, signor Presidente, lui lo sa. Io rispettavo il fratello, i figli, perciò quando dice queste cose a me mi fanno più male, perché sono sicuro che quando è morto il fratello, il nipote, mi sono preso più dispiacere io che lui ipocrita, perché ipocrita. Lui se ne stava in Argentina, in Brasile a godersi la vita e lì è rimasto. Per il momento non ho niente da aggiungere. Si è fatto pentito solo quando si è visto. Però eventualmente mi ricordo, certo. Potrò dire altre cose. Posso sapere chi gliel'ha detto? L'Alicata lei lo conosceva, questo l'Alicata detto Giannuzzo. Ma chi è? Nega io, anche questo, io adesso ho avuto poi imputato aspetta, dentro il carcere, insieme a lui a Catanzaro. Lui dice chi è Giovanni l'Alicata. Lui dice chi è Giovanni l'Alicata. Nella stessa cella. Aspetta un attimo, facciamo una cosa. L'Alicata Giovanni, tu eri con me in carcere. Io a Catanzaro siamo stati 114 imputati. Se Gianni l'Alicata o altri imputati che sono qui, io li ho conosciuti perché sono a Catanzaro e li ho visti là, è un conto. Altro avere un rapporto di amicizia, di conoscenza. Ora, se tu sei stato con me in carcere a Catanzaro? No. Un'altra bugia. Allora, vediamo quando io sono stato in carcere e quando è stato in carcere lui. Un'altra bugia. Se dimentica pure di quello... Io ho detto che non ero in carcere, che bugia ho detto. Ah, non eri in carcere? Io non ero in carcere. Io non ero in primo grado presente al primo grado del processo di Catanzaro. Sono stato in appello. Allora, ho capito male. Lei era coimputato con l'Alicata? Sì. Quindi lei conosceva l'Alicata? Così, come coimputato. Ma per i rapporti che dice lui, ma è assurdo. No. Insomma, in carcere con lui c'è stato? In carcere sì. Nella stessa cella? No, cella no. Eravamo a Catanzaro nella stessa signor Presidente, preciso lì, meglio per farlo ricordare a lui. Il carcere di Catanzaro ha dato un piano a tutti gli imputati dei 114. Erano, lasciando le porte aperte e mettendo solo gli imputati di questo processo. Quindi se non era nella cella erano a passeggiare 24 ore al giorno tutti assieme. Ma certo. Tutti assieme. Tutti assieme. E in quell'epoca in carcere non si ammazzava perché c'era anche Sirchia dentro il carcere. E nessuno con Sirchia aveva. Ma che significato? Che cosa vuoi intendere dire? Si ammazza in ma che cosa vuoi intendere dire tu di questo? Scusa. Che io conosco la realtà. Conoscere, cioè avere cioè essere coimputato e avere un'amicizia sono due cose distinte e separate. Ma lei ha detto che non lo conosceva. Ma non lo conosce. Lui dice che racconta tutta questa storia come se lui fosse amico mio. Ma se noi parliamo di coimputato, vabbè, coimputato senz'altro, io l'accetto, ma non amico. Ma qual è amico? Dunque, poi ha detto della stessa famiglia e come allora così scusa come faccio io a dire accetto questo dialogo io invece come altri 100 persone io ho visto lì a Catanzaro. Va bene, allora chiudiamo l'altro istruttorio, se si erano accompagnati entrambi. Dunque momenti drammatici in questo confronto dove i personaggi, oltre che con le parole, hanno caratterizzato i loro interventi con la mimica e con il tono delle accuse.
una pagina davvero emblematica. Ma ora passiamo all'altro brano che abbiamo preparato, il Faccia a Faccia a Distanza tra Luciano Liggio e Tommaso Buscetta. Faccia a faccia è avvenuto questo non nell'ambito del maxi processo, ma nell'ambito di un altro grande processo alla mafia, quello per l'assassino del magistrato Cesare Terranova, un processo assegnato alla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria per legittima suspicione. Buscetta, lo ricordiamo, ha dichiarato che fu la commissione a decretare l'assassinio del magistrato su richiesta di Luciano Liggio. Ma Buscetta ha aggiunto di avere appreso questo da altri mafiosi e di non avere mai conosciuto personalmente Liggio. E Liggio, più che l'accusa, non ha sopportato proprio questa ultima dichiarazione di Buscetta. Da qui la richiesta del faccia a faccia. Ma ascoltiamo ora, ecco le immagini, questa testimonianza di Liggio, una testimonianza colorita che, partendo da un picnic a base di carciofi arrostiti, si conclude come in un crescendo rossiniano con la rilevazione, con una notizia esplosiva, quella del tentativo del coinvolgimento della mafia in un colpo di Stato. Negli anni 60-61 mi incontrò più volte nella tenuta Costa, condotta dallo stesso Cecchetele, a festeggiare all'aria aperta carciofi arrostite, pesce fatte sul fuoco, così. E lui, accompagnandoci, è venuto lì e ci trovò a me con un cugino di sto Cecchetele, Nicola Greco, io faccio il nome, sì, no, sì. Niente di... E lo stesso ci chiedete, e abbiamo mangiato di questi pesci, carciofi arrostiti all'aria aperta, quindi non vedo perché. Poi dice, non mi conosce, e lui aveva un'opera verde di sé, come quasi questa stanza, il colorito di questo bunker, verde di sé. Buscetta, come lei sa, parla di una commissione, di cose della quale faceva parte lei. Volevo chiederle questo, poi lei risponde come ritiene più opportuno. Buscetta ha fatto parte di questa commissione, anche se... Ma prima di tutto ha messo in un concesso che la commissione ci fosse stata e che io ne facesse parte, per poter rispondere se Buscetta ne faceva parte. Io escludo in maniera categorica la mia partecipazione. Poi se Buscetta ne faceva parte o non ne faceva parte, questo lo può dire lui. Io di me posso rispondere, non di Buscetta. Va bene. E allora... ancora io, se permette, pregherei la sua eccellenza di chiedere al signor Buscetta se si sia confuso tra l'aver letto queste notizie che poi lui riferisce ad averci raccontate, e in quale occasione, se ce l'hanno raccontate, perché ce l'hanno raccontate, quale motivo. Perché io ho l'impressione che lui abbia confuso di averle lette con averle avute riferite. Va bene, ora poi interroghiamo lui. Lei è Tommaso Buscetta, vero? Sì. Lei cosa mi risponde su questo? È notorio, perché ho già dichiarato che io ho una grande amicizia con questo Salvatore Greco. No, Salvatore era Salvatore Cicchitelli. Sì, sì. L'ho dichiarato anche in questo pretorio, sì, giorni fa. È vero che mi recavo molte volte, spessissime volte, a casa di Salvatore Greco, non nego la circostanza. Può darsi che abbia visto a Luciano Leggio nelle circostanze, ma per me era uno qualsiasi. Un illustre sconosciuto, almeno che lui non ammette che ci siano state delle circostanze precise che lui mi sia stato introdotto come uomo d'onore. E allora devo un'altra volta tornare nei pensieri e vedere se ciò è successo. Il fatto dei carciofi, ne ho mangiati tanti in vita mia che non ricordo più quanto ne ho mangiati. Signor Presidente, preferisco parlare da vicino. Ma lei non mi può dire la circostanza attraverso il microfono? Sì, io posso dirlo, però siccome la faccia è lo specchio dell'anima, io capisco
che è molto meglio che lei mi guarda negli occhi quando io parlo e la corte. D'accordo, ma insomma, quindi, se me lo vorrei essere così, messo lì vicino, ecco. Ma guardi, noi... E poi anche col signor Buscetta, io non credo che sia così violento di poter pensare di aggredire alla mia età. Non parlavo di violenza, ma non è il caso del confronto, ecco perché. Ora se lei mi dice... Ma io non parlo di confronto, parlo di essere... E mi dica la circostanza lo stesso, io a lei poco fa... E allora le dico, signor Presidente, vuole chiedere al signor Buscetta se si ricorda di aver avuto un incontro in quel di Catania, non incontro con lui, di lui essere sempre accompagnatore del signore Greco, detto Cicchiterra, in una villa dove io abitavo in quel di Catania, e in quell'occasione, guidando un'opera, questa volta targata a Zurigo o targata a Svizzera, e di essere stato nella mia villa, perché era la mia residenza, sia a letto a dormire, a mangiare e a dormire per la giornata, e in quella circostanza io, per farlo ricordare, ho regalato, anche se come lui sentiva caldo, che era inizio di stagione del 70, nell'estate del 70, ho regalato un pantaloncino al signore, perché voleva un pantaloncino per guidare senza sentire caldo. Vabbè, dunque ha sentito allora, il signor Liggio dice che lei nel 70, che giorno era? Ma che mese? Nell'estate del 70. Si è recato insieme al Cicchitello in una sua villa di Catania. Lì ha mangiato, ha dormito, ha pranzato, insomma è stato con una giornata, e poi lui le ha dato un pantaloncino perché lei potesse guidare senza sentire troppo caldo. No, non lo ricordo e non è vero. Intanto faccio presente che gradirei essere sentito sul movente che spinge sia il signore che i suoi programmatori nei miei riguardi, quindi di essere richiamato per essere sentito. Anche questa seconda richiesta di interrogatorio è stata accolta dalla Corte, e così Luciano Liggio, uscito dall'aula Buscetta dal momento che non si poteva procedere ad un confronto, è tornato sul pretorio. Ed è cominciata così una sua inattesa e per certi versi sconvolgente testimonianza. Mi dica allora, spieghi il perché questi signori vogliono... l'accusano così di questa cosa qua. Non era nella mia intenzione scoprire il sederino a nessuno, ma visto che mi trovo qui costretto nelle cose più semplici di negare l'ospitalità, il riposino nella stanza da letto, il sagrato del pantaloncino, e allora dico il perché di tutto questo odio e questo rancore. La sua venuta, ecco perché lui non accetta la venuta, è per ragione di affari, per ragioni politiche. Si parla di interessi politici, di grossa occasione, e io resto estraneo a tutte queste cose. Come ha ammesso il signor Buscetta stesso, io non ero conosciuto prima che il mito nascesse, nato il mito contro il mio volere, non mi fa piacere. E allora, in vista di questo loro programma grandioso di megalomane e molto avidi, stavano cercando appoggi, sono stati a contattare affare di Stato addirittura. Questo affare di Stato chiedevano una garanzia, loro promettevano uomini 2.000, 3.000, 10.000, non lo so, cose grosse, e naturalmente
la controparte chiedeva garanzie. Dice, ma sto leggio c'è, non c'è, e con voi altri, questi andavano a dire è con noi altri, una prima volta, una seconda volta, una terza volta. Dice, allora portatelo, vogliamo parlare con sto leggio. Ma leggio non sa niente, completamente, leggio non è complice di niente. Ha trovato a un certo punto, leggio si rifiuta addirittura di riceverli. In altra occasione, saputa questa circostanza, questo interessamento a trovarmi, anche perché non era persona a me gradita il signor Buscetta, e mi meravigliavo che il Totò Cicchetella me lo avrebbe portato in casa addirittura, tanto che io, non avendo fiducia, ho lasciato la villa e ho dovuto emigrare perché non ci stavo più dove Buscetta mi sapeva. Questo è il punto. Cosa nasce? Che si sfuma tutto. Perché è nato il mito Leggio, tutta sta gente che loro arrollavano, o hanno arrollato o dicevano di aver arrollato. Una volta che Leggio non consente, non è del parere, anche con promesse allettanti come quelle della libertà. Leggio non si vende, non rifiuta, rifiuta tutto, perché non vuole nella sua coscienza una situazione diversa di quello che il paese aveva raggiunto. E allora sfuma tutto, l'affare non si fa. Leggio per di più allardire di non ricevere questa gente, di non farsi trovare. Ed ecco il perché loro, secondo la loro melagomania, si sono annullati da soli. Non è che io ho fatto niente per annullarlo, per carità. Non è che io sono andato a dire alla controparte se devo essere io, se non è. La controparte, nato il mito, mi cerca e vuole la garanzia mia per avere fiducia a questa gente. Garanzia che io non mi sento di dare per coscienza. E perché, quindi, non condividevo la parte. Quindi praticamente volevano portarlo verso di loro, ma chi? Ecco, chi erano questi? Buscetta, un signor Cicchetella e altri suoi amici, che non sono io a fare il nome, io faccio la presenza. Siccome lei parlò di politici. Sì, ma loro contattavano i politici, non io. Io non contattai nessuno. Loro andavano, e chi per loro, sotto il mio nome, quando questi richiedevano la presenza a Leggio, loro dicevano che io ero con loro, e allora questi a loro volta chiedevano portatecelo. E voi non vi siete prestato a questo gioco? A questo gioco non mi sono mai prestato, al punto che poi, in un secondo invito, ero venuto nuovamente sto Cicchetella con Buscetta per parlarmi, non l'ho voluto ricevere più. Ma non una volta, più volte. Perché non condividevo l'idea e non accettavo che Cicchetella mi portasse a Buscetta a casa, perché io conosco chi è Buscetta. Io volevo evitare tutti questi discorsi, ma bastava semplicemente che non si permetteva di voler dimostrare che io sono un bugiardo, che non è vero che era stato nella mia villa. Ma vi stai considerando, ecco il motivo dell'odio verso i Corleonesi, perché questi hanno fatto brutta figura e sfumato l'affare con i politici, si sono annullati. Perché anche con le persone in Sicilia e ad altri posti dove loro si erano andati, creato il mito, se il mito Leggio non consente, non si fa trovare, fa sfumare tutte cose, vuol dire che questa gente non merita fiducia. Hai capito? Questa è la situazione. Va bene. Trattavano con dei politici, di cui lei non sa il nome, no? Non so il nome. Di cui io non so, ma da come ha sorriso lei lo conosce. Il nome, va bene, poi non lo vuole dire un altro paio di mani. Dunque, posso dire uno che è morto. E siccome lui parla sempre di morti, allora i morti le so nominare pure io. E allora preferisco non dire, per non dire e fare il nome di un morto, perché sui morti si dovrebbe avere la delicatezza di stendere un velo di misericordia e non di farne scudo. Ecco, io perché non. Per questa ragione Buscetta avrebbe
lanciato queste accuse nei suoi confronti? Guardi, la situazione è molto più ampia, non è semplicemente così stretta. Il motivo, naturalmente, di cosa nasce. Si va di conseguenza in conseguenza. Una volta che questa gente fallisce il suo scopo, fa brutta figura con i politici, perdono di guadagnare e l'assetto politico italiano rimane quello che è. Loro non possono più, non è un, così, sembra poco alla leggera, ma quei posti, quel desiderio, quelle manie di grandezza non si avverano. Di chi la colpa? Luciano Ricci. Bene. Perché se Luciano Ricci avesse aderito, visto che, ma non erano loro che mi volevano solo a me, ma erano la controparte politica che chiedeva il mio avallo all'impegno e a tutto il resto. Sì, sì, d'accordo, sì, sì, chiaro. Va bene, lei ha chiarito questo. Io le volevo dire, e la ragione di tutte le altre accuse che Buscetta ha fatto nei confronti di altre persone che nulla hanno a che vedere con lei? Possono essere altre cose che avrebbe agito per altre ragioni. Io mi riferisco esclusivamente alle cose mie. E avrebbe agito per altre ragioni. Scusi, per piacere, adesso insomma, che siamo nel discorso, è libero di non rispondermi, va bene? Lei dice che Buscetta era insieme ai politici e visto sfumare la faccia, cioè non guadagnavano, ma mi sa dire, o meglio, mi vuole dire in che cosa consistessero questi guadagni? Ma quando si fa o si prepara un avvenimento che deve stravolgere la vita politica di un paese, e ci sono di mezzo molti interessi, e ci poteva essere ville, ci potevano essere soldi, miliardi, milioni, non lo so, io semplicemente so che io non mi sono lasciato comprare, non mi sono venduto e non mi sono mai venduto. E, premette, ci tengo a dirlo, con la promessa della libertà. Ho rinunziato per non avere un peso sulla coscienza di non portare il paese sotto un regime di dittatura alla mia libertà. Quindi quando parla di Corleonese deve lavarsi la bocca con l'aceto. Benefici.